Pace a te, anche stasera siamo insieme per pregare. Prima che preghiamo però vogliamo parlare un poco dell'adorazione. L'adorazione è importante perché nell'adorazione noi abbiamo la presenza di Dio. Nell'adorazione sentiamo la sua presenza. Quando noi adoriamo in spirito e verità, in sincerità, che ci apriamo allo Spirito Santo, allora sentiamo la sua presenza. E quando siamo insieme con lui, allora tutto diventa più facile, tutto diventa più comprensibile, le porte si aprono, il cielo si apre, la rivelazione arriva, la sua presenza riscalda il nostro cuore e sentiamo il piacere di restare insieme a questo grande Dio che riempie l'universo. È questo piccolo Dio che vive nel nostro cuore. Gloria sia resa al Signore. Lode e adorazione. Quello che è importante è entrare dal posto giusto. Quello che è importante è avere comunione con Lui. Quando andiamo nella parola del Signore, tutti i grandi uomini di Dio hanno perseverato nell'avere comunione con il Signore. Tutte le pratiche religiose. Chi più ne ha più ne metta, ma è tutta una, sono frattaglie che non portano da nessuna parte. Quello che è importante è avere comunione con Dio. Noi possiamo avere 100.000 cellule, 100.000 iPhone, se non c'è internet, sono tutti che non funzionano. Se non c'è la linea, sono tutti pezzi che non servono a nulla. Il Signore ci deve aiutare. Mentre come arriva internet? Le parole, trasferimenti di chiamate, le immagini, si apre un mondo nuovo. Comunichiamo con tutto il mondo e se c'è qualcuno sulla Luna, anche lì possiamo comunicare. Perché? Perché c'è quella energia dentro. Abbiamo bisogno di avere comunione con Dio. Beh, guardiamo insieme, mettiamoci insieme con il cuore e cerchiamo personalmente di collegarci, tu ti devi collegare in un modo speciale, va bene? Funziona Matteo? Tutto funziona, grazie a Dio. In tutta la confusione religiosa che c'è, noi dobbiamo cercare la via per adorare Dio, ma non ce la dobbiamo creare noi, dobbiamo seguire quella che ci indica Lui nella sua parola. Noi sbagliamo sempre strada, noi abbiamo delle intuizioni. Quando non seguiamo quello che ci dice lui, noi siamo come in un grande magazzino al buio dove sbattiamo la testa da tutte le parti. Pensiamo di uscire, ma manca la luce. È lui, è solo lui che attraverso lo Spirito Santo crea il collegamento quando noi andiamo nella giusta direzione. Cioè quando il maschio e la femmina si mettono insieme, si accende. In una presa, quando metti il maschio e la femmina dentro, vedi il forno che si accende, il frigorifero che funziona, tutto quello che fai funziona. Così dobbiamo fare noi. Questi esempi ci aiutano a avere una connessione stretta. Sai perché abbiamo fatto tardi? Perché le connessioni basta poco poco. È un filino. È tanto delicato che non ci vediamo e non possiamo fare la diretta. Mentre quel filino che mettiamo insieme ci permette di essere comunicanti, ci vediamo. È importante, però ho visto Matteo che cercava un poco poco, poco poco, poco poco, siamo partiti. Ma quel poco poco non ci faceva avere comunione con te. Signore, aiuta. In tutta la confusione religiosa che c'è, noi dobbiamo cercare la via per adorare Dio. Due esempi ti voglio indicare. Il cieco, in mezzo a tutta la folla che c'era a Gerico, lui che sapeva dentro di sé, sentiva dentro di sé che Gesù era il figlio di Davide per tutto quello che aveva sentito, e il suo interesse in tutta quella folla era una, che la sua voce fosse arrivata a Gesù. E
Immaginati tu la confusione che c'era in quella città, religiosi, non religiosi di tutte le categorie, che cosa non c'era, possiamo dire. Ma lui in mezzo a tutta quella folla voleva che la sua voce fosse arrivata al figlio di Davide, il Messia, colui che era poca distanza da lui. Un altro esempio, la donna che perdeva sangue, per 12 anni aveva perso sangue e così via, in mezzo a quella folla che c'era di tutto, come nella folla religiosa che ci troviamo noi, c'è di tutto, religiosi, religiosini, marche di tutti i tipi, marche di religioni, ognuno mette la sua davanti alla chiesa, davanti allo sgabuzzino dove, Signore aiutaci, ci perdiamo per strada, ma invece c'è una via. La donna che perdeva sangue, che per 12 anni l'aveva perso, aveva qualcosa nel suo cuore che voleva toccare il lembo della veste di Gesù, andare diritto, stasera vogliamo andare diritti al Signore per adorarlo, per benedirlo, per glorificarlo. Se ci viene a mancare questo, abbiamo perso tempo. Non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo sentire l'edificazione che produce lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci conferma, ci fa sentire. C'è un canto che dice, sento ripetere sempre all'alma mia, cammina avanti e non aver timore, questa è la verità, questa è la via, essa ti porta in seno al Creatore. La verità di Dio si distingue, ci convince, ci parla, crea nella nostra mente, nel nostro cuore, delle logiche che sono le sue e diventa chiaro. Per fede lo vediamo, lo sentiamo, perché il Signore dà delle risposte. C'era gente di tutte le filosofie religiose. C'era il Messia però, il re del regno. Il re del regno di Dio era lì e il potere del regno di Dio era presente. E quello è Gesù stasera. Il re è presente con il suo potere. Il potere del regno di Dio è in mezzo al suo popolo quando noi ci apriamo. Non ha difficoltà quando noi ci apriamo, perché non ci sono potenze che tengono quando il nostro cuore si apre in sincerità verso Dio. Diavoli e mica diavoli non hanno nessuna possibilità di interferire quando noi ci apriamo e cerchiamo Dio con tutto il cuore. Egli sfonda le tenebre e con la sua luce penetrante ci raggiunge quando noi puntiamo in quella direzione con tutto il nostro cuore. Guardiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, verso 21, Gesù come si spiega, come con semplicità aiuta una donna che non ha grande cultura, una donna che è andata a prendere l'acqua. Noi molte volte pensiamo che ci vuole una grande istruzione, se ce n'è, benedetto Dio, che la possiamo usare per onorare il Signore, ma se non ce n'è, il Signore guarda il nostro cuore. Una donna che era andata a prendere un secchio d'acqua, una donna comune, come te, come me, poi anche se è un apparato maggiore, alla fine come esseri umani siamo lì. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Cioè lei cercava di scansarsi, ma sai, noi giudei, noi, e oggi più che la donna siamo in una confusione religiosa, ognuno dice che il marchio suo è il migliore, c'è un mercanteggiamento di marchi e ognuno a chi può strappare le persone da una parte e dall'altra, e invece li dobbiamo portare a Gesù, noi dobbiamo andare a Gesù, Gesù è il Salvatore del mondo. Non è dove adoriamo, ma come adoriamo. Mente e cuore. Dico spesso e lo dico pure stasera. Coinvolgi il cuore quando vai al Signore. Un cuore sincero davanti a Lui, confessando tutte quelle cose che creano l'ostacolo. Signore,
toglimi questo, toglimi questo, toglimi tutte le ombre perché io voglio avere un rapporto con te. Ma come adoriamo? Mente e cuore. La verità è non il posto o il monte o la chiesa o le cerimonie, ma è l'armonia che abbiamo con la natura di Dio, che è spirito. Perciò noi lo dobbiamo adorare così come deve essere adorato in spirito e verità. Deve essere adorato in spirito e verità, trasparente, sincero, deve essere secondo il metodo biblico, secondo egli dice nella sua parola, perché al di fuori delle indicazioni che troviamo nella sua parola è tutto falso, perché nella sua parola c'è la verità di Dio e ci dà le indicazioni come dobbiamo proseguire, con trasparenza. Parlagli pure in dialetto, parlagli come vuoi, ma parlagli sinceramente e andiamo a lui con tutto il nostro cuore. Dobbiamo cercare, abbiamo la responsabilità di cercare Dio secondo il metodo che Dio vuole, secondo quello che Gesù ci dice. Guardiamo nel verso 22 cosa dice la parola del Signore. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvazione viene dai giudei. Quando siamo fuori di questa traiettoria che dice il Signore, a qualsiasi denominazione noi apparteniamo, a qualsiasi sistema religioso, Gesù stasera dice a me e a te che noi adoriamo quello che non conosciamo e non sappiamo neppure chi ci ha creati, perché non sono le vie secondarie che ci portano a Dio, ma è una la via che ci porta a Dio. Voi adorate. Quando noi ci spostiamo dai canoni biblici, dalle indicazioni che dà il Signore Gesù Cristo, è tutta una grossa perdita di tempo e a lungo andare ti scoraggerai e comunque ti troverai fuori dalla via che Gesù ha dato e ti troverai nell'inferno senza che nessuno ti salvi. Perché il Salvatore è uno, le indicazioni sono date e sono senza tergiversare. Non c'è una seconda via, non c'è una seconda via, ce n'è una sola e quando noi seguiamo quella abbiamo la certezza di poter camminare anche in una galleria per fede, perché sappiamo, il nostro cuore è accertato, che non c'è un'altra via. Sant'Agostino, che puntava e si lasciava guidare dalla parola di Dio e dalla conoscenza che aveva prodotta dallo Spirito Santo nella sua vita, si arrendeva dicendo questo al Signore: Signore, se ci hai ingannato tu, perché noi abbiamo creduto in quello che tu ci hai detto nella tua parola. E dato che Dio non mente, Dio non inganna, siamo sulla retta via quando camminiamo. Possiamo camminare anche a occhi chiusi come il cieco, ma il nostro grido, il nostro cuore è nella giusta direzione ed è Lui che dà la risposta. È ancora attuale nel sistema religioso questo sistema, ma l'ora è arrivata. Guardiamo nel verso 23, questa l'ora è arrivata e per ognuno che legge questo verso, e questa sera è per te e per me, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Non c'è un'altra possibilità, non c'è un'altra via. Oh my gosh, non esiste, come spiegare che non c'è un'altra, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Gloria sia resa al Signore. Grazie, Signore.
Ma perché cercare le altre vie? Noi dobbiamo andare nelle direttive che ci dà il Signore nella sua parola. Egli ha mandato il Cristo proprio per darci una guida certa, una guida sicura. Ma allora viene, è già arrivata. Ed è così. Guardiamo nel verso 24. Cosa vuole Dio? Dio è spirito? E quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Rilassati davanti al Signore. Mettiti pure sdraiato sul divano dove sei. Coricati pure per terra. Mettiti con la posizione del corpo come vuoi. Ma quello che è importante è che respiri un poco della presenza di Dio nella tua vita. Che lasci il tuo spirito che si protenda verso Dio. Che il tuo cuore, la tua anima, il tuo essere, respiri un poco di aria di cielo e allora cambiano le cose, quell'aria ossigenata dello spirito che ossigena i tuoi polmoni spirituali e ti senti rinfrescato, leggero, ti senti diverso, ti senti diversa perché la sua presenza è proprio dove sei tu, è proprio dove sono io. Grazie Signore che ti abbassi fino a noi, grazie che tu togli il velo, apri il cielo e riversi la tua presenza nei cuori aperti a te, senza guardare la posizione e l'etichetta, né la posizione corporale e né l'etichetta che apparteniamo. Vogliamo appartenere tutti a te, Signore Padre Dio Onnipotente, che per i meriti di Cristo che ci sta parlando nella sua parola che diventa viva e chiara al nostro cuore e per l'acquisto che gli ha fatto di noi, pagando il prezzo per farci entrare nella tua presenza, per avere comunione con te. È così che dobbiamo fare, dobbiamo partire dal punto giusto. Ogni volta dobbiamo, è sempre lo stesso metodo. Guardiamo in Giovanni 1,12, ricevere o vivere, dobbiamo sempre respirare di Gesù, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Quanto mi piace questa parola. Dio è spirito, lo vogliamo inspirare nei polmoni del nostro essere spirituale, vogliamo avere comunione, il nostro spirito col suo spirito, che riattiva, rienergizza tutto il nostro essere, a quelli cioè che credono nel suo nome. Gloria al Signore, noi crediamo nel suo nome, perciò ci siamo messi insieme stasera. Perché ci siamo messi insieme? Perché il risultato del nostro andare al Signore è proprio perché crediamo. Possiamo avere fede di spessore diverse, ognuno di noi, ma quando noi ci dirigiamo già verso di Lui, vuol dire che noi già crediamo che Lui è in mezzo a noi, perché già il nostro sguardo. Molte volte degli atei hanno professato di essere atei per un lungo tempo, dibattiti, istruzioni, scuole, università, ma quando si sono trovati in momenti particolari hanno alzato lo sguardo al cielo senza tener conto di ciò che avevano studiato, letto per una vita, si sono aperti al Signore e il Signore lì proprio li ha incastrati con una nuova vita e gli ha fatto sperimentare la sua grazia che si riversa in un cuore che si apre. È tutta l'istruzione, è tutta la scuola, tutta l'opposizione per una vita. Ma noi quando alziamo lo sguardo verso il Signore, Egli non tiene conto di che abbiamo detto, che abbiamo fatto, qual è la nostra cultura. Egli ci riceve, ci riempie, ci abbraccia e ci trasporta nelle stanze speciali della sua presenza. Gloria sia resa al Signore. Questo è un Dio grande, è un Dio grande. Ricevere Gesù. Quando riceviamo Gesù, l'azione dello Spirito Santo ci fa rinascere per il suo potere.
È un'azione potente prodotta dallo Spirito Santo. È un'azione di risurrezione come quella che fece risorgere Gesù Cristo, che lo tirò fuori dalla morte. E non solo, ho detto stamattina che molti santi risuscitarono, molte tombe furono aperte e tornarono a casa per dire: è risorto il Messia. La notizia è che io ero morto e adesso sono venuto a casa dai parenti per portare la notizia. Il grande evento della risurrezione. Quando Gesù nacque, ci fu il grande evento degli angeli che cantavano e i pastori che ascoltavano, eventi soprannaturali. Quando Egli risuscitò, il grande evento non è solo la risurrezione di Cristo, ma il potere della risurrezione di Cristo. Le tombe si aprirono e molti santi che avevano atteso il Messia tornarono a casa sedendosi alle loro tavole, tornando nelle loro case per dire ai loro viventi: Gesù Cristo è venuto, il Messia è venuto ed è risuscitato, ha portato a destinazione l'opera di salvezza e noi siamo venuti a dirvelo perché possiate credere in Lui. Cioè che credono nel Suo nome, gloria sia resa al Signore. Ricevere Gesù, quando riceviamo Gesù, l'azione dello Spirito Santo ci fa rinascere per il potere divino. Guardiamo nel verso 13, non è un'azione nostra, è un intervento divino, è un intervento potente di un innesto potente del divino nell'umano, i quali non sono nati da sangue. Io appartengo alla famiglia sangue blu, sangue giallo, sangue verde, colore nero, colore giallo. Non esistono queste cose nel regno dello Spirito, né da volontà di carne, perché poi ha deciso mia moglie, ha deciso mio figlio, io ho avuto una forza particolare, né da volontà di uomo, nessuno può intervenire in queste cose, ma è il potere divino, sono nati da Dio, è una rinascita potenziata da un raggio potente del potere di Dio, come il raggio potente della risurrezione di Cristo che lo ha riportato in vita con un corpo glorioso, alleluia, con un corpo glorioso, immarcescibile, che poteva passare, era finito il tempo del servizio terreno, egli aveva assunto le direttive eterne del regno di Dio, il re era risorto ed amministra ancora stasera. Separando la parte di carnalità, passiamo da un livello all'altro quando Dio, e se ti ricordi l'altra mattina ho detto che noi siamo nati nel livello 666, dove c'è il demonio, dove ci sono i demoni, dove è dominato dal principe di questo mondo. Quando incontriamo Gesù passiamo al livello superiore, Egli ci chiama, ci tira, ci porta e dice: io ho pagato, se vuoi venire con me io ti tiro al livello superiore, e cominciamo a camminare sull'altro livello, ci prepariamo per il livello 8 della perfezione, che andiamo dove c'è il Signore Gesù Cristo, l'888. Così comprendiamo, maccheronicamente cerchiamo di capire, per il potere di Dio, è per il potere dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio ed entra in azione facendo qualcosa di speciale. Cosa fa nella nostra vita? Guardiamo nel capitolo 3, verso 6, che cosa dice? Oh, alleluia, grazie Signore. Quel che è nato dalla carne è carne, sempre una separazione. Non si va in cielo perché siamo di una famiglia nobile, si va in cielo perché è un intervento. E quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Ci fa distinguere la parola del Signore, ci parla di una rinascita spirituale, paragonando la nascita biologica con quella spirituale, che per comprendere quella spirituale Gesù ci parla di quella biologica. Guardiamo nel verso 7 che ci aiuta a comprendere. Noi dobbiamo solo dire: Signore, falla questa opera nella mia vita. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Tu puoi avere tutta la conoscenza, anche più di quella di Nicodemo, ma stasera il Signore ti dice: tu devi nascere di nuovo per andare in questa nuova dimensione. Se no, non
Non ci sono scale che ti portano, non ci sono santi che ti ci possono portare, non ci sono madonne, non ci sono, non c'è nessuno, non ci sono angeli, c'è solo il potere divino che entra in azione per ordine di Gesù Cristo, il Messia, il Santo. E con il potere dello Spirito Santo continua sempre questa selezione, questo cambiamento nella nostra vita. Guardiamo nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 14, verso 15. Oh, che sei bello, Signore, alleluia. Primo Corinzi 14, verso 15. Oh, grazie per questa vita nuova. Oh, gloria a te, Signore. Che dunque, dice l'Apostolo, dice la Scrittura? Io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Queste due nature si sostengono a vicenda. Mentre la natura nostra prega con l'intelligenza per cercare tutto quello che possiamo mettere di nostra intelligenza per cercare Dio, la dobbiamo mettere in moto. E che dunque pregherò con lo spirito? Non preghiamo solo con lo spirito e non preghiamo solo con l'intelligenza, perché queste due nature si aiutano, si muovono insieme in una stessa direzione, ma pregherò anche con l'intelligenza, salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Quando noi andiamo al Signore usiamo il cuore, l'intelligenza, il tutto che abbiamo. E anche un'altra cosa però non la trascuriamo, quella di ricevere questo rinnovamento, questo flusso di rinnovamento nella nostra vita che è di natura spirituale. Il Signore ci deve aiutare. Si sviluppa la nuova vita e non è più un ruotare di riti meccanici e religiosi, ma il potere dello Spirito Santo che rinnova il nostro essere. E in verità diamo spazio a questo rinnovamento che fa lo Spirito Santo in noi, ci rigenera, cioè mette dei geni nuovi nel nostro reparto spirituale che alimenta tutta la parte spirituale, ma di conseguenza viene coinvolta anche la nostra intelligenza, la nostra ragione, il nostro essere che viene tutto rinnovato man mano, mentre l'uomo vecchio decade, si diventa vecchio e se il nuovo si rinnova perché deve salpare, deve trasferirsi insieme al Signore al momento che c'è lo slancio, mentre uno si stacca e va a finire nella fossa, l'altro parte per andare col Signore, gloria al Signore, e man mano i riti religiosi cambiano aspetto. Guardiamo in Filippesi capitolo 3, verso 3. Tutti quei riti che erano artificiali sono tradotti allo spirituale. Guardiamolo insieme. Si parlava tanto, il sistema religioso giudaico parlava sempre di circoncisione. Se sei circonciso fai parte di noi, del popolo speciale. Se non sei circonciso fai parte dei cani. Sei un animale, sei un... Invece il Signore aveva fatto questo per distinguere il suo popolo e per fare un patto e mantenere il patto, sapere che avevano fatto un patto, ma la verità della spiegazione era di voler togliere le lordure dalle parti del corpo per distinguersi, ma Dio aveva in mente qualcosa di più grande, voleva circoncidere i nostri cuori, cioè togliere la sporcizia dal nostro cuore, poiché i veri circoncisi siamo noi, cioè sono quelli che sono nati di nuovo e che ogni giorno vengono purificati dalle parti dove ci procreiamo, ci rinnoviamo, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo. Perché noi quando lo cerchiamo nella nostra vita,
lo riceviamo, ma noi desideriamo restare in Lui. Gloria al Signore, che ci gloriamo in Cristo e non confidiamo nella carne, cioè nella nostra conoscenza, nella nostra sabiduria, dicono gli spagnoli, nel nostro modo di pensare, perché sappiamo, quando siamo in Cristo ci possiamo gloriare solo di una cosa, della grazia che ci ha concesso, e dobbiamo riconoscere che se ci troviamo in questa posizione lo dobbiamo a Lui, e da Lui soltanto dobbiamo dare l'onore, la gloria, la riconoscenza, dobbiamo immedesimarci con coloro che stanno nella Sua presenza, che lo onorano giorno e notte e dicono: Santo, Santo sei Signore, alleluia, alleluia, Tu sei grande, Tu sei degno, Tu meriti la gloria, Tu meriti l'onore. Loro lo fanno su nel cielo e noi lo facciamo sulla terra adorandolo. Lo adoriamo in spirito e verità ed avvertiamo la presenza dello Spirito Santo che conferma il nostro cuore attraverso la caparra che ci ha dato la prima e la nuova nascita, e la seconda caparra è quella del battesimo nello Spirito Santo, che apparteniamo a Lui ed Egli ci fortifica e noi amministriamo, portiamo avanti l'opera che ci affida in santa riverenza e ci sentiamo onorati di appartenere a Lui, non ad una categoria speciale sulla terra, ma ad una categoria speciale chiamata da Dio per svolgere un ministero speciale, quello che dice la Sua parola, che noi credenti siamo sacerdoti e re, cioè siamo intermediari tra Dio e l'uomo, portando la Sua parola, parliamo agli uomini di Dio e parliamo a Dio degli uomini mentre intercediamo, e siamo re. Re che vuol dire? Il re domina, le forze dell'avversario non possono ostacolare un credente che cammina così, perché Gesù Cristo ci dà il dominio su tutte le forze, perché ogni potestà gli è stata data ed egli la cede, esattamente come fece Dio con Adamo ed Eva: io ti do il dominio su tutti gli animali, su tutte le cose, che egli ha dato il dominio nel regno dello Spirito per portare avanti la proclamazione del Vangelo ai credenti che camminano guidati dallo Spirito Santo. E perciò è importante che noi, quando andiamo a Lui, dobbiamo lodarlo, adorarlo secondo quello che Egli dice nella Sua parola. Ora, prima che noi andiamo avanti per pregare, vogliamo insieme cantare un bel canto, e lo cerchiamo. Cantiamo insieme il 448. Vo venire, o Salvator, là con te sul monte. 448, che vuol dire? Non che dobbiamo andare sulla montagna, ma ci innalziamo col cuore verso di Lui. Non dobbiamo fare l'errore di quelli della Torre di Babele, che hanno fatto una Torre di Babele per andare più vicino a Dio, si sentivano protetti e più vicini, come se Dio a loro gli doveva dare la prima risposta perché erano forse a 50 metri, non sappiamo, ma si confusero che non andarono da nessuna parte, perché Dio non si cerca con l'altezza del monte, si cerca quando il nostro cuore si sposta verso l'alto, verso di Lui, verso il trono della grazia di Dio, verso dove Egli regna e al di sopra di ogni cosa, e noi lo cerchiamo e ci spostiamo. Vuoi venire, o Salvator, là con te sul monte? Sul monte c'erano stati tre dei Suoi discepoli, che spesso troviamo che andavano insieme, che mentre erano sul monte ebbero una visione particolare. Voglio lo Spirito Santo stasera darti una visione particolare, che si apre il cielo su di te. Dice la Scrittura che mentre erano sul monte della trasfigurazione comparve Elia, Mosè e Gesù, ed una nuvola
luminosa la avvolse ed erano lì i discepoli nel vedere questa grande opera, il campione che aveva portato la legge era lì presente, il campione che col potere aveva fatto la selezione con un messaggio potente, distruggeva l'idolatria per far prevalere la grandezza del Signore Dio Yahweh, ed era lì il figlio di Dio, il Messia, che parlavano della prossima partenza, del prossimo evento che era in corso, che Gesù doveva morire, risuscitare e portare a destinazione l'opera che non era riuscito Mosè attraverso la legge, non era riuscito Elia attraverso il potere che Dio gli aveva dato, ma c'è riuscito Gesù Cristo che ha portato e porta ancora anime nel cielo e vuole continuare a salvare le anime. Il Signore vuole anime che riempie il cielo. La passione sua è di salvare anime per portarle nel cielo, e ti coinvolge, coinvolge me. La passione più grande di Gesù Cristo per l'opera che ha fatto non è di dimostrare solo il suo potere come Elia, né per dare solo regole e regolamenti come Mosè. Egli vuole anime, vuole la tua anima, vuole che tu diventi un conquistatore di anime, perché la parola del Signore dice che al raggiungimento di tutta questa grande opera che gli ha fatto, nella visione di Giovanni, il cielo è pieno di una moltitudine che nessun essere umano lo può mai contare, in virtù di un'opera fatta da il Messia, colui che è in mezzo a noi in spirito stasera, e che noi ci avviciniamo a Lui come salire verso il monte per dire: voglio restare con te, voglio una nuova visione, voglio che il cielo si apra su di me stasera e voglio vederti nella gloria, voglio essere attirato da una visione celeste questa sera per essere confermato al mio cuore. Sai, metti alla prova il Signore mentre andiamo in preghiera. Se hai delle risposte da ricevere dal Signore, di Signore, io mi do tutto a te, se tu mi fai comprendere, se tu mi fai questo, metti alla prova, chiedi dei segni al Signore, e se tu mi dai la risposta, io stasera mi do a te, Signore, io stasera mi arrendo a te e ti dico: sì, tu, mettilo alla prova, digli stasera: Signore, se tu mi guarisci, io ti seguo. Se tu mi dai questa litiga col Signore, confermami, Signore, chiedigli cose che ti possono essere utili, e Lui ti risponde, perché ti vuole dare certezza. Noi quando camminiamo col Signore, Egli ci dà certezza, perché Egli ci fa vedere che è armonizzato con il nostro cammino, facendoci vedere dei segni per la fede che Lui è con noi. La Sua presenza ci dà certezza e la Sua parola ci dà direttive di come camminare con Lui. Cantiamo questo canto e poi preghiamo il Signore. E dopo alle 8 abbiamo il culto di adorazione. Non ci fermiamo, noi continuiamo a cercare a benedire il Signore, perché Egli sta facendo e continua a fare opere speciali per la gloria di Gesù Cristo. Andiamo, Matteuccio. Thank you.
Alleluia. Andiamo al Signore insieme, spostiamo tutti i nostri sentimenti, il nostro cuore, il nostro essere in una sola direzione. Come sempre voglio ripetere, questa non è una televisione da guardare con gli occhi aperti, questa è una televisione che quando facciamo il culto e siamo insieme, o anche se restiamo durante la giornata, è di assorbire la parola del Signore e rivolgere il nostro cuore verso Dio. E il metodo migliore, sai qual è, per non avere distrazione? È quello di chiudere gli occhi e aprire il cuore. Dio guarda il nostro cuore. Non abbiamo nulla da vedere, abbiamo solo da sentire la sua presenza. È il nostro cuore che deve essere toccato. Tutta l'attenzione degli occhi nostri molte volte ci distrae, non ci lascia concentrare per cercare la sua presenza. Allora il consiglio migliore è, alleluia, gloria a te Signore, chiudere gli occhi e aprire il cuore e dire a cuore aperto, Signore, io vengo a te, io ho bisogno di te, io ti voglio lodare, io ti voglio benedire, io voglio ringraziare te, io voglio benedire te per le direttive che tu ci dai nella tua parola di come spostarci nella giusta direzione, perché tu sei il buon pastore. Noi eravamo erranti come pecore ed ognuno seguiva la sua propria via, sui propri monti, nelle proprie caverne, dovunque ci muovevamo pensavamo di incontrarti, ma Dio ha mandato il suo figlio, il buon pastore, è venuto a cercarci ed ora ci chiama dietro di sé. Grazie Signore, perché questa sera ancora tu sei davanti a noi e ci indichi la strada, la migliore, quella che tu ci indichi è quella vera e noi ti vogliamo ringraziare. Noi veniamo a te, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo per ringraziarti per la grande opera che ha fatto il tuo Figlio Gesù Cristo per noi, pagando il prezzo di ognuno di noi, pagando il prezzo vita per vita o morte per vita. Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci hai acquistato col sangue dell'agnello purissimo e innocente e che noi possiamo dire ad ogni attacco che viene dal nemico, noi siamo custoditi dal sangue dell'agnello. Così come venivano custoditi gli israeliti in Egitto quando l'angelo distruttore passava, dove c'era il sangue dell'agnello non poteva entrare l'angelo della morte. Signore, grazie per questa protezione. Tu hai iniziato questo modo di muoverti per dare esempi di quello che tu volevi fare in verità, attraverso ombre che ci parlavano per farci comprendere che doveva venire la realtà dell'agnello, che non era un agnello ma era il tuo figliuolo e noi siamo protetti dal sangue dell'agnello. E in qualsiasi momento il nostro nemico vuole ostacolare il nostro cammino o vuole interferire o penetrare nel recinto, penetrare nella nostra casa come le case dei tuoi figli in Egitto, il sangue dell'agnello è la nostra protezione. Alleluia! Noi abbiamo un recinto speciale, alla porta del nostro cuore noi invochiamo il sangue dell'agnello che ci purifichi in un modo speciale, perché il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. E noi mentre siamo nella tua presenza, se avvertiamo disordine o cose che abbiamo fatto che non sono graditi a te, noi li confessiamo in tua presenza e ti diciamo con tutto il nostro cuore, purifica il nostro cuore
perché noi vogliamo essere purificati e camminare con te e darci la forza di non continuare mai più per ricadere nelle stesse omissioni o cose che non dobbiamo fare o che facciamo e non dobbiamo fare. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, invochiamo il potere dello Spirito Santo che ci porti nuova rivelazione, che ci parli del cielo, che ci mostri le cose belle che ci attendono mentre camminiamo con te. Signore, mentre siamo nella tua presenza tutti insieme, vogliamo presentarti in un modo speciale i bisogni del tuo popolo, Signore, i bisogni di quelli che insieme siamo nella tua presenza, oppur non essendoci, hanno chiesto a coloro che siamo insieme di pregare, Signore, tu ci dai il privilegio di poterli sostenere e di poter chiedere a te, intervieni per amore del tuo nome, te lo chiediamo tutti insieme, Signore, perché sappiamo che tu sei l'Iddio della risposta e il tuo potere è smisurato nell'universo, il tutto è sotto il tuo comando, è sotto la tua autorità, perciò noi veniamo a te, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo e per i tuoi angeli messaggeri possa questa sera lo Spirito tuo Santo operare in un modo speciale. Mentre tu, Spirito Santo, aleggi sul tuo popolo per sorvegliare, rinnovare, rigenerare, operare, attivare quelle parti spirituali che noi devono essere attivate perché molte sono dormienti nel nome di Gesù Cristo. Padre Dio, ti chiediamo, come tu hai ordinato al profeta Ezechiele, vieni dai quattro venti e soffia sulle ossa secche che è il tuo popolo, che abbiamo bisogno di essere rafforzate, abbiamo bisogno di ricevere muscoli spirituali, vita spirituale per poter camminare insieme con te. Signore, ti vogliamo presentare i vari bisogni che ognuno ti sta presentando. Per chi stiamo intercedendo, Signore? Per quelli che tu hai messo nel nostro cuore, per l'opera tua, Signore, per il tuo popolo che ha bisogno, per coloro che sono perseguitati nelle loro case. Sembra strano, ma la tua parola ci dice che non appena cominciamo a decidere di servirti e ci diamo a te, immediatamente vengono creati degli ostacoli, Signore, perché sappiamo che dietro le quinte c'è una mala bestia che nel nome di Gesù Cristo rilasciamo quel fuoco consumante, che venga distrutta ogni forza satanica e diabolica ed ogni forza demoniaca che vuole ostacolare che l'opera tua si compie in coloro che stanno ricevendo la partecipazione alla ricchezza del tuo regno. Padre Dio, te lo chiediamo perché noi sappiamo che come tu cominci ad operare, le forze del nemico cominciano a combattere perché non vogliono perdere il cliente, non vogliono perdere l'anima, ma noi vogliamo che le anime siano tue, Signore. Noi vogliamo che tu vivi nella vita di ognuno, Signore. Noi vogliamo che tu prendi possesso per lo Spirito Santo in ogni cuore che desidera la tua presenza, la tua divina presenza. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, ti presentiamo i bisogni di ogni famiglia, nel loro nucleo familiare. Oh Signore, tu sai quanti nuclei familiari sono disgregati a causa delle opere del nemico che cerca di dividere, è il suo mestiere, ma tu sei colui che sai unire in un modo speciale. Cerchiamo ed invochiamo il tuo potere, dovunque c'è una richiesta di poter essere una famiglia aggregata che invoca la tua presenza, tu hai tutti i modi, Signore, di come operare
per mettere insieme padri verso i figli, figli verso i padri, di unire la famiglia, perché la tua presenza porta unione, alleluia. La tua presenza in un cuore, in una famiglia, porta unione e noi invochiamo questo potere, Signore. Per quanti lo stanno chiedendo, noi li sosteniamo, Signore. Noi li sosteniamo perché tu possa operare e che da ogni famiglia dove tu operi ne possa venire fuori una testimonianza potente a tua lode e gloria, perché quando tu operi meriti la gloria prima e dopo, ma quando noi riceviamo delle opere potenti che tu fai, allora il nostro cuore trabocca di voler testimoniare della tua grandezza, perché tu sei grande. Signore, ti vogliamo presentare gli ammalati. Sì, Signore. Oh Signore, tu sai quanto è brutto soffrire, Signore. Oh Signore, metti la tua mano dove ci sono dolori, dove c'è malattia, dove c'è sofferenza. Oh alleluia, sorella, fratello, dovunque tu sei, metti la tua mano dove senti il dolore, insieme presentiamo al Signore che metta la sua mano dove tu metti la tua, per intervenire e rimuovere nel nome di Gesù Cristo. Noi rimuoviamo nel nome di Gesù Cristo ogni dolore, perché lo Spirito Santo possa plasmare, operare misteriosamente e dare la risposta al tuo bisogno. Sì, Signore, noi tutti insieme te lo chiediamo, perché quando tu intervieni il nostro cuore non può non ringraziarti, non può non lodarti, non può riconoscere il tuo potere, perché tu sei grande, Signore. Ci sono tanti altri bisogni, Signore, che ognuno ti sta presentando. Sorella, fratello, dovunque tu sei, se hai un foglio che ti sei scritto quello che hai bisogno, se ti sei segnato quello, se ti pesa sul cuore, mentre noi continuiamo a pregare, tu continua a cercare, perché il Signore risponde. Noi sappiamo perché nell'insieme, nella sua parola e insieme al suo popolo, noi sappiamo che il Signore interviene, perché i nostri cuori sono pieni delle testimonianze, delle grandi opere che Egli ha fatto, ed Egli vuole continuare, continuare, continuare. Egli ci dice di non fermarci, perciò continua, continua, continua. Noi continuiamo a bussare a quella porta, così come dice la sua parola. Chiedete, chiedete, continuiamo, cercate, cerchiamo il Signore, bussiamo ed Egli apre, perché Egli è fedele. Mentre continuiamo a restare nella sua presenza ed cantiamo un canto, ne avete uno? Sono il Signor, 784, lo vogliamo cantare insieme, e mentre questo canto ti parla, sono il Signor, guarisco te, prendi il Signore in parola, perché questo è fondato sulle promesse di Dio. Possa lo Spirito Santo questa sera, mentre tu prendi la parola che viene dal Signore, la fai diventare tua, la insegui, te la metti nel cuore e continua a dire: tu sei il Signore, guarisci me, tu sei l'Eterno, il mio Dio, la tua parola hai mandato a me, tu sei l'Eterno, il mio Dio. Metti l'altra strofa. Sono il Signore, guarisco te. Quando Egli viene ti dà la certezza. Sono l'Eterno, il tuo Dio, la mia parola ho mandato a te, sono l'Eterno, il tuo Dio. C'è un'altra strofa? Tu sei il Signore, guarisci me, chiediglielo col cuore. Noi intercediamo mentre tu lo chiedi. Noi sappiamo che il Signore interviene, perché le nostre comunità sono piene di malati guariti. Ci saranno ancora quelli che sono malati, ma noi continuiamo, perché è un continuo muoverci. La tua parola hai mandato a me, tu sei l'Eterno,
il mio Dio, cantiamolo insieme e possa essere questa parola che arriva a te con tutto il potere e l'unzione dello Spirito Santo che ti ci afferri, la fai diventare tua e diventa la promessa del Signore che ti ci aggrappi vicino e continui a cercare finché completa l'opera che deve fare nella tua vita. Può essere che la fa mentre stiamo cantando, mentre stiamo pregando, mentre assistiamo al culto, ma può essere anche che inizia in questo momento e man mano che tu la segui e glielo ripeti con tutto il cuore, egli man mano è solo l'inizio che porta a destinazione con la tua perseveranza. Insegui le promesse di Dio e Lui opera nella tua vita. Benedetto tu sei, lo cantiamo insieme. Tu sei il Signore.
guariva il suo popolo, mandava la sua parola. Diceva: io faccio così. Il popolo credeva nella sua parola e succedeva quello che Dio aveva detto. Dio diceva, esempio, guardate al serpente di rame, loro guardavano ed erano, si guardavano e cominciavano subito a migliorare. La sua parola è importante e questo, così usava il Signore, ma così usa ancora. Ascoltiamo cosa dice il Signore. Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che è il tuo Dio, e fai, cioè ci coordiniamo nel piano della sua volontà, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, alle indicazioni che tu ricevi per la fede nel tuo cuore, sulla base della sua parola, e osservi quegli insegnamenti che ti dà, che camminiamo con lui. Io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Dio lo aveva già dimostrata la differenza che faceva in mezzo agli egiziani e non si sbagliava. Quando il popolo, quando gli israeliti ubbidivano a quel che diceva Dio, si distinguevano. Ho detto prima che mettevano il sangue sulla porta. Il popolo di Israele non era tutto in un campo e succedeva solo lì. Le porte erano una a fianco all'altra con gli israeliti, ma quello che Dio aveva detto lo manifestava per dare fiducia agli ebrei, ai suoi figli, e timore a quelli che non lo seguivano, perché Dio distingue, Dio ti sa distinguere dove sei, Dio sa dove abiti, conosce il numero della tua casa, conosce dove stai. Nel momento che tu ti apri a Lui, non devi cercare al postino l'indirizzo, Egli entra in azione proprio dove sei tu, Egli è proprio lì che viene quando noi lo cerchiamo. Io sono l'Eterno che ti guarisco e opero su di te. Quando noi cominciamo solo a dire: Signore, voglio fare la tua volontà, guarda, se tu vuoi vedere nella tua vita come cambia la tua vita, basta un atto di volontà che dici: Signore, sì, voglio fare la volontà tua. Immediatamente senti come un potere che ti invade se tu lo dici con tutto il cuore. Senti subito qualcosa che ti cambia, come se si spezzasse tutta la tensione che hai addosso, perché il suo potere entra in azione nella decisione che tu fai. Per un atto di fede, Egli opera in profondità poi nella tua vita. Vogliamo insieme cantare un bel canto? Ne avete uno? Numero? Prego. 796. Continuiamo a lodare il Signore, a benedire il Signore. Apri i miei occhi. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Per vedere il Signore dobbiamo chiudere gli occhi questi, e si apre l'occhio del cuore, l'occhio della fede. Entriamo nell'invisibile e incominciamo ad assaporare i sensori della sua presenza nella nostra vita. Alleluia. Voglio vederti.
Alleluia, benedetto sei. Vogliamo continuare col 664. 664. Gloria al nome santo del Signore, ti vogliamo lodare, Signore. Ti benediciamo, Signore, ti lodiamo. Gloria al nome santo del Signore, ci vogliamo alzare in piedi così? Lo lodiamo con tutto il cuore e sappiamo perché siamo riuniti qui. Siamo riuniti tutti qui insieme con te e con noi per adorare il nome del Signore. Per adorare il nome del Signore, per adorare il nome del Signor Gesù. Alleluia. E tutti insieme lo vogliamo fare. Vogliamo andare proprio a Lui per dire personalmente, di insieme con noi, noi diciamo insieme con te, siamo qui per questo e questo vogliamo fare e ci apriamo a Lui per dire, Signore, io ti voglio adorare, voglio aprirmi a te con tutto il mio cuore, mi sposto verso di te, alleluia. Oh, gloria a te, Signore. Thank you.
Alleluia, accomodatevi, ne cantiamo un altro. 701. Numero? 701. 781. Ti vogliamo benedire, Signore. Da gloria al Signore, se nel cuore, mentre sei a casa, dove sei, sul divano, dove ti trovi, no? Senti nel cuore di dire, ma gloria a Gesù, ma benedetto Dio, alleluia, benedetto sia il Signore. Dai, prenditi sta libertà, tanto non tieni nessuno che ti condiziona. Sei in questa grande chiesa, ma sei solo. Tu e il Signore, almeno adesso che sei solo, sei sola, mettiti a lodare il Signore nella libertà, in dialetto, con tutto il cuore. Dai il cuore al Signore, ti apri a Lui. Prenditi quella libertà che lo Spirito Santo ti dà, te la devi prendere tu, Lui te la dà, ma tu te la devi prendere e lo lodi, lo benedici. Se poi, per lodando il Signore, ti viene fuori che ti metti a parlare nella lingua celeste, vai tranquillo, a ruota libera, non ti preoccupare, lo Spirito Santo invade il tuo cuore, ti benedice, ti addolcisce, ti unge, ti fa sentire la sua presenza, apre il cielo su di te, ricevi rivelazione in un modo speciale, perché la libertà che porta lo Spirito Santo ti permette di avvertire la sua presenza. Prenditi tutta la libertà che il Signore ti dà, non ti imprigionare da solo. 781. Canta con tutto il cuore, basta metterci il cuore. Se non hai la voce, non ha importanza, fa diventare le parole tue, che Dio c'è proprio dove sei tu, dove siamo noi, è presente, solo che si deve manifestare, non basta sapere che è presente, vogliamo sentire la sua presenza nel nostro cuore, che è presente teoricamente. E che ce ne facciamo? È presente quando noi sentiamo il calore della sua presenza, il tocco, la vibrazione, quella elettricità che tocca il nostro intimo e ci fa sentire che c'è qualcosa di speciale dentro di noi. Dio c'è, è proprio dove sei tu, è lì insieme con te, insieme con noi. Non c'è distanza nello spirito, alleluia. Gloria a te, Signore. Alziamo lo sguardo.
nostre mani, alza le nostre mani, ringraziamo fuoco, diamo a lui. Lasciamoci inondare dal suo spirito divino, così potremo dire egli è qui. Ne cantiamo uno di preghiera, così possiamo. Numero 715. Gloria al Signore, benedetto sei Signore, alleluia. Ci vogliamo alzare in piedi così? Ci prepariamo alla preghiera. E vogliamo farlo già diventare questo la nostra preghiera. Possa essere questa la preghiera di ognuno di noi, che già ha un tracciato che ci fa trovare nella preghiera. Ci siamo già dentro, perché ci spostiamo e incominciamo già con queste parole che ci aiutano ad essere uniti di pari consentimento. E poi lo continuiamo a lodare, ognuno con le sue proprie parole. E non ci fermiamo. Lo continuiamo a lodare, ognuno, lasciamo, riempiamo tutto lo spazio che c'è intorno a noi di una lode personalizzata. Ognuno nella libertà per dire ti ringrazio, ti lodo, ti benedico, diglielo come vuoi. È importante che noi lo facciamo con parlare tenero che si sviluppa per andare verso Dio, e ne riempiamo il cielo tutti quanti. Riempiamo il cielo dell'Europa stasera. Alleluia. Vogliamo riempire il cielo dell'Europa di lode che sale dal tuo e dal mio cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore.
Alleluia, alleluia. Gloria e lode a te, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Ascolta, Signore, ogni cuore che è aperto della tua presenza. Ascolta, Signore, ogni cuore che è aperto davanti a te. Alleluia, 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 lode e gloria a te, Signore, alleluia, alleluia, benedetto tu sei, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, benedetto tu sei, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Tu sei benedetto, Signore, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Non ti fermare, sorella, di cercare il Signore, di presentare la tua preghiera, la tua richiesta, il tuo peso, è il momento propizio, alleluia, perché il Signore è presente proprio dove sei tu, proprio dove siamo noi. Egli ha il suo sguardo su di te, su di noi, perché noi stiamo con la sua presenza e sotto la sua protezione, sotto il suo potere. Alleluia, benedetto tu sei. Chi deve pregare si attrezzi con il microfono, chi deve portare il microfono. Alleluia. Non facciamo perdere la comunione a chi deve pregare, vigiliamo noi che siamo intorno di servizio. Alleluia, alleluia, gloria a te, Signore. Oh Signore, veniamo a te ancora questa sera, Signore, ma per prima ti vogliamo lodare e ringraziare, Signore, perché ci dai la grazia di venire a te, Signore, perché sappiamo che per grazia che ancora questa sera possiamo rivolgere il nostro sguardo e la nostra preghiera a te, sapendo, Signore, che il tuo orecchio è aperto e attento, Signore, al grido dei tuoi figli, Signore, e voglia tu questa sera, Signore, ascoltare ogni cuore che in questo momento si sta elevando a te, Signore, ogni angoscia, ogni tormento, ogni spavento, Signore, possa tu operare in questa sera, Signore, e possa tu dare piena liberazione, Signore, perché noi confidiamo in te, un Dio grande, un Dio potente, Signore, non confidiamo in un uomo, Signore, ma nel Dio che ha creato il cielo e la terra e che tutto può fare ancora questa sera. Fa che ognuno, Signore, possa allungare questa sera la mano della fede, Signore, e afferrare la tua mano, Signore, per ricevere, Signore, quanto tu vuoi donare, Signore. Fa che ogni cuore in questo momento, Signore, possa aprirsi completamente a te, Signore, e essere svuotato, Signore, da quelle cose, Signore, che non ti appartengono, Signore, perché tu li vuoi riempire questa sera, tu ci vuoi riempire, Signore, della tua gloria e della tua presenza, Signore, perché il desiderio del tuo cuore è quello di vedere i tuoi figli che si rallegrano, che gioiscono e che stanno bene, Signore, perché sappiamo, Signore, che il male viene dal maligno, Signore, ma tu sei il Dio del bene e vuoi ancora fare del bene questa sera. Benedici il tuo popolo, Signore, benedici, Signore, coloro che sono a casa, Signore, e che aspettano, Signore, che tu li liberi e che tu li benedici, Signore. Possa la tua benefica mano questa sera toccare ogni cuore, guarire, ristorare e che ti possano glorificare con tutto il cuore. Grazie, Signore, grazie per quello che farai, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Signore. Ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per quello che tu farai, Signore. E fa che possiamo aspettare fiducioso, Signore, le opere che tu farai, Signore. Alleluia, gloria a te. Per Gesù veniamo a te. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie, Signore, perché tu ci inviti a chiedere, tu ci dici chiedete, chiedete e ricevete. Oh, grazie, Signore, grazie, Signore, grazie, Signore. Alleluia, gloria e lode a te, Signore. Gloria e lode al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Thank you.
questo momento. Mi sei accanto, ti voglio sentire, sentire dentro il mio cuore, con la tua mano vuoi tu toccare. Riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. 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 Mi sei accanto. Alleluia. Ti voglio sentire. Sentire dentro il mio cuore. Toccare, toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano. Signore, tocca il mio cuore.
per aprirlo, Signore, con la tua mano. Vuoi tu toccare, toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Con tutto il nostro cuore per quello che tu sei e per quello che tu fai nella nostra vita. Grazie, Signore, perché giorno per giorno, Signore, ti sperimentiamo vivente dentro di noi, Signore. Sperimentiamo te tramite la tua parola, Signore. E ogni volta che leggiamo la tua parola, Signore, scopriamo delle cose nuove, Signore. Scopriamo quanto grande è il tuo amore, di più di quello che pensavamo ieri, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei veramente il nostro Dio, il nostro Signore e Salvatore. E noi siamo figli tuoi, Signore. E se oggi siamo qui, Signore, davanti a te, è soltanto per grazia tua, è soltanto per le tue compassioni, è soltanto, Signore, per la tua misericordia. Tutto quello che siamo, Signore, è soltanto grazie a te. Tutto quello che abbiamo, Signore, è soltanto grazie a te. Noi ti ringraziamo, Signore, se dobbiamo vivere un'altra vita, Signore, ringraziandoti tutti i giorni. Non bastano, Signore, 100 anni per ringraziarti per quello che tu fai, perché tu sei tutto per noi, Signore. Tu sei la nostra vita, tu sei il nostro respiro, tu sei la luce dei nostri occhi, Signore, tu sei tutto per noi. Signore, se noi siamo senza di te, è come ci mancasse l'aria, Signore. Noi vogliamo vivere per te e vogliamo continuare a stare vicino a te, Signore, sapendo che davanti a noi ci sono ancora delle benedizioni che tu ci hai promesso, e noi vogliamo entrare nelle tue benedizioni, vogliamo acquisire quello che tu hai promesso per ciascuno di noi, sia come individui, sia come figli tuoi e sia come chiesa. Signore, noi vogliamo marciare verso la tua direzione, perché vogliamo arrivare fino a te, Signore. Grazie, Signore, di quello che tu sei. Grazie perché ti abbiamo conosciuto, Signore, ma noi vogliamo conoscerti ogni giorno di più, Padre, e vogliamo stare sempre di più vicino a te, Signore, perché solo stando vicino a te, Signore, tu ti riveli ogni giorno, tu ti riveli ogni giorno, Signore, e noi scopriamo un grande Dio ogni giorno. Padre, benedici la nostra vita, benedici questo insieme, Signore, benedici quest'opera e portala avanti tu, Padre. Ogni cosa te la voglio chiedere nel nome del tuo figlio Gesù, colui che è morto per noi, nel nome suo santo. Amen. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Amen. Amen. Accomodatevi. Ho visto c'è quella luce rossa che spesso non funziona, continua o ci sono difficoltà. Vogliamo, quando senti nel cuore che hai dei combattimenti o ti vuoi aprire al Signore, non ti intrattenere dall'alzare anche le tue mani. Per imparare ad adorare il Signore, segnati il Salmo 63, così lo vai a leggere e vedi che il salmista coinvolgeva tutto di sé quando adorava il Signore, quando andava al Signore. Le sue labbra, la sua mente, il suo cuore, le sue braccia, il tutto di sé. Ebbene, noi dobbiamo imparare questo.
quando tu sei davanti al Signore anche per dei combattimenti, che vuoi delle risposte dal Signore, ti ricordo una cosa importante. Quello che è scritto nella parola del Signore serve per nostro ammaestramento. Nella battaglia che era coinvolto il popolo di Israele e Mosè sosteneva attraverso la preghiera perché il popolo fosse uscito fuori vittorioso, c'è una scoperta bellissima. Avevano scoperto che il Signore gli stava dimostrando che quando alzava le mani il popolo vinceva, avanzava. Quando abbassava le mani il popolo retrocedeva. Dio ci dà una segnaletica molte volte per sapere come ci dobbiamo muovere. Quando tu incalzi in una battaglia, in una richiesta forte, in qualcosa che tu vuoi che il Signore ti risponda, non ti fermare di coinvolgere tutto te stesso, insieme a tutto te stesso, alzare le mani per vedere la vittoria che Dio ti vuole dare. Se c'è scritto nella parola del Signore, noi quando lo facciamo, il Signore dà delle risposte speciali. Ci sono tante piccole cose nella parola del Signore che ci aiutano a comprendere come ci dobbiamo muovere verso di Lui. Non deve diventare un'abitudine, ma ci sono dei momenti che tu senti dal doverlo fare. Ti voglio dire, sappi che è scritturale, anche se ti trovi in una chiesa che stanno tutti così, con le braccia, come dice la parola del Signore, con le braccia rilassate, che pare come quelle che non hanno più forza, se tu devi vincere qualche battaglia, anche se ti trovi in mezzo a 300 persone che stanno con le braccia smollate e tu stai combattendo per una battaglia, per una risposta che vuoi dal Signore, coinvolgi tutto te stesso e insieme a tutto te stesso sappi che il popolo di Dio avanzava quando alzava le mani Mosè. Oltre all'adorazione e anche per la vittoria, tanto era forte questa verità che Mosè, quando incominciò a sentirsi pesante, il Signore gli fece mettere vicino Ur da una parte e Giosuè dall'altra. Se non era necessario, molte volte ci sono dei piccoli segni nella parola del Signore che ci aiutano a combattere la battaglia che stiamo combattendo per avere la vittoria. Il Signore ci deve aiutare. Molte volte io rifletto quando Dio disse ad Abramo che il luogo dove doveva offrire l'olocausto non voleva le pietre lavorate, li voleva così com'erano. E questo è anche un grande insegnamento che mi serve molte volte, perché dico le cose artificiali davanti al Signore non sempre mi aiutano a piacere a Lui, perché più artificiali diventano, più diventano sofisticate e più non sono apprezzate dal Signore. Il Signore apprezza la semplicità e ci dà istruzione anche nelle piccole cose. Per Abramo avrebbe potuto ben lavorarle, aveva i dipendenti, diceva fatelo bello, quadrato, eh? Dio gli disse no, come sono le pietre? Così li metti? Quello che interessava a Dio è che il cuore di Abramo, Dio guarda il cuore, Dio ha il piacere di vedere non come ci acconciamo, ma vuole guardare con il nostro cuore come andiamo al Signore. Più semplici restiamo nella presenza del Signore, più riceviamo benedizioni, perché il Signore ama la semplicità e la sincerità, e quando andiamo ad adorarlo dobbiamo proprio andare così, perché il nostro rapporto deve essere sincero, aperto e genuino. Benedetto sia il Signore. Vogliamo insieme cantare il cantico 745 e continuiamo a lodare il Signore. Poi se c'è qualcuno che ha una testimonianza, ragazzi, vigilate sempre per il microfono e la telecamera, portatela davanti, non la portate dietro perché li dovete guardare in faccia.
gloria al Signore, benedetto sei, Signore. Camminare così, allora sai nuotare nell'acqua calma, ma sai fare surf dove ci sono le grandi onde, ti diverti dove c'è l'acqua calma e ti diverti anche quando sei col Signore dove ci sono le grandi onde, perché impari a camminare col Signore e sai che quando le onde ci sono, non sono per il tuo male, ti ci devi solo esercitare a camminare, perché anche lì Egli non ti lascia affondare quando gridi, quando gridiamo a Lui. C'è qualcuno che ha qualcosa? Io volevo leggere il versetto di Giacomo, che sentivo nel cuore che forse qualcuno ha bisogno di questo. E datosi che l'ho sperimentato io, quello che il Signore ci rivela è giusto che lo passiamo agli altri, così anche gli altri ne ricevono benedizioni. E c'è scritto: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siete perfetti e completi, di nulla mancanti. Solo questi pochi versetti. Tante volte ci troviamo nelle prove e diciamo: Signore, perché a me?
poi finisce quella prova, ne comincia un'altra e ci scoraggiamo. Però la parola di Dio non dice questo. A me mi interessa cosa dice il Signore, non mi interessa quello che penso io o quello che pensano gli altri. La parola di Dio dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. Allora mi faccio la domanda: Signore, ma quanto sono lontano da quello che tu dici? Io non ho, posso dire che passando una prova non ho mai avuto una grande gioia. E allora non sono sullo stesso binario del Signore, perché la sua parola mi sta dicendo: considerate una grande gioia, fratelli miei. Allora come devo guardare nell'ottica di Dio la prova? Perché la prova è quella che ci allontana da Dio. E io devo capire cos'è che mi allontana da Dio e devo capire cosa dice la parola per restare con Dio e per restare in Dio. La sua parola dice: sapendo che la prova della vostra fede produce la costanza. E la costanza vuol dire la perseveranza, vuol dire andare avanti, compia in voi un'opera perfetta affinché siete perfetti e completi, di nulla mancanti. Allora la domanda è: Signore, allora qua c'è qualche cosa che mi manca, perché se c'è scritto affinché la costanza in voi diventi perfetta e completa, di nulla mancanti, allora qua c'è da capire delle cose. Signore, mi mancano delle cose, tu permetti la prova, io devo essere nella gioia e tu permetti che la costanza, la prova della fede, che la costanza compie in me quell'opera perfetta. Quando arriva la prova, due cose fa l'uomo: o si ribella o si sottomette. Allora se si ribella si autodistrugge. E se si umilia davanti a Dio, Dio lo benedice, lo porta avanti e quest'opera perfetta che Dio vuole compiere in me la porterà a compimento, c'è scritto. E quando la prova sarà finita, io avrò un pezzettino di più dell'opera di Dio nella mia vita, perché ho capito alcune cose che prima non le avevo capite. E se sono cresciuta nella prova, allora devo dire: Signore, grazie. Perché io prima non l'avevo capito, come Giobbe. Giobbe era un uomo pio, pregava a Dio, ma alla fine degli capitoli di Giobbe c'è scritto: oggi gli occhi miei hanno veduto te, Signore. Oggi ho capito chi realmente tu sei. E era tutto un discorso di passare per la prova. Non ci affliggiamo nella prova, come se fosse qualcosa di strano, come se fosse qualcosa che, perché deve toccare a me. Non è così. La prova, umiliamoci davanti a Dio, resistiamo e Lui compirà l'opera sua perfetta in noi, di nulla mancanti. Allora alla fine diciamo: gloria a Dio, Dio ha aggiunto nella mia vita un altro pezzettino, ho capito un'altra cosa, Dio mi ha fatto crescere, tramite questa prova io ho capito determinate cose e il Signore mi porta avanti e non mi lascia e non mi abbandona. Quindi quando arriva la prova non diciamo: perché è successo a me, perché questa prova, forse ho sbagliato qui, forse ho sbagliato qui. No, stiamo vicino al Signore, perché la nostra vita è controllata da Lui, e se Lui permette determinate cose è perché ci ama, ci vuole bene, ci vuole portare avanti e ci vuole far crescere. Quindi riceviamo la prova con una gioia, a dire: Signore, io la gioia non la vedo da nessuna parte, però io voglio credere alla Tua parola, perché la Tua parola dice questo, e io voglio credere perfettamente alla Tua parola e voglio restare vicino a Te. Questo volevo condividere. Dio ci benedica. Grazie al Signore, perché il Signore sempre ci incoraggia come proseguire nel cammino insieme con Lui. E vogliamo passare, c'è qualcun altro che ha qualcosa? No. Sì, no. Allora, passiamo alla parola del Signore e vogliamo, questa sera abbiamo già parlato di una partenza col Signore, continuare col Signore, una nuova vita in Cristo, e non si ferma lì, ma dobbiamo dargli il valore che merita. E vogliamo leggere insieme in Matteo capitolo 13 verso 46, qualcosa che è molto importante e che dobbiamo mettere molta attenzione.
quando iniziamo un cammino col Signore, quando incontriamo il Signore, quando incontriamo il Signore sappiamo per certo che Lui è la perla di grande valore. È così. È trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comperata. Questa mattina abbiamo parlato di Enoch, che all'età di 65 anni, non era molto giovane, ha fatto delle sue esperienze nel mondo dove si trovava, un mondo corrotto che non finiva mai, c'era una rivoluzione, abbiamo già detto, peggio di quella che noi vediamo oggi, e oggi, ma sta peggiorando giorno dopo giorno. E lui, dopo aver fatto l'esperienza e a 65 anni aver incontrato Dio, allora per lui è diventata la cosa più importante. Il mondo continuava ad essere sotto sopra, Dio pigliava i provvedimenti per il mondo, gli accorciò la vita da 300, 400, 900 anni, scese la vita a 120 anni, incominciò ad agire forte, bacchettando l'essere umano perché peggiorava ogni giorno finché arrivò al diluvio. Ma questo Enoch continuò a perseverare gli altri 300 anni che gli restarono di camminare con il Signore, perché dentro di sé sapeva che aveva incontrato un Dio eterno e l'eternità era anche per lui, anche se la rivelazione non era così arrivata come è arrivata ai nostri giorni, con tutta la conoscenza della parola del Signore. Ma quando Dio entra attraverso il suo Spirito nella nostra vita, di subito ci prospetta l'eternità, diventa una realtà che non la possiamo togliere dal cuore, e lui sicuramente aveva la certezza di vivere l'eternità con Dio. Per lui era la cosa più importante, perché era scomparsa la paura della morte, egli sapeva, tanto curava quella parte che il Signore lo rapì, se lo portò. Noi guardiamo che cosa ci dice la Sacra Scrittura. È trovata una perla di gran prezzo, parla a noi stasera. Se n'è andato, ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comperata. Questi semplici insegnamenti, mi ricordo che i nostri anziani, mio nonno e così via, per loro era il cibo, erano dei cantici semplici che si cantavano: trovai la perla di valor, per essa tutta abbandonai, ricordo non la vendo ancora, non ero soddisfatto mai. Allora venivano così composti, e con una voce fiaca, perché erano anziani, erano deboli, era il loro punto di riferimento. Ma veramente vivevano così. Il Signore ci vuole così. Gesù, quello che fa, quello che consiglia nella sua parola, lui, abbiamo detto anche stamattina, io lo voglio ripetere perché qualcuno non c'era, lo fa in prima persona. Guardiamolo insieme in Atti 20, 28. Gesù ha scoperto qualcosa di speciale ed ha venduto tutto il resto per comprare quello che era prezioso per lui. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Gesù ha guardato, ha visto che per lui la perla più grande, di grande valore per il regno dei cieli, è la Chiesa. E la Chiesa è fatta da singoli credenti, ciò vuol dire che è ripartito in porzioni, voglio dire, quell'interesse di Gesù Cristo per vendere le altre cose, per acquistare me e te, gloria al Signore. Egli ci ha acquistati, ha pagato, e non con dollari o non con quello che noi teniamo di gran valore per l'economia umana, ma vita per
portarci a Dio. E benedetto sia il Signore. Egli lo consiglia a noi di vendere tutte quelle cose che non ci permettono di avere quella forza che noi dobbiamo avere nelle cose del Signore. Ed Egli ci consiglia di cercare, sapendo che questa perla di grande valore è Lui, Lui è il Re del Regno dei Cieli. E dice a noi, in Matteo capitolo 6, verso 33, di vendere le altre cose, di liberarci dalle altre cose, per cercare prima quello che è la cosa più importante. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Tutte quelle cose che ci intralciano dal camminare col Signore, camminando con Lui, ci pensa Lui. È come quando lavoriamo per qualcuno che è ben organizzato. Tutto quello che abbiamo bisogno lo troviamo perché chi ci ha arruolati è più interessato, chi ci ha assoldati è più interessato di noi che noi portiamo frutto. Perciò tutto quello che abbiamo bisogno possiamo contare su di Lui. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vendere tutte quelle cose. Cioè, quando una cosa noi la vendiamo, non ci appartiene più. Perdiamo l'affezione per quella cosa. Quando abbiamo una macchina che incominciamo a vedere che non ci piace perché ci piace un'altra macchina, quella già la cominciamo a trattare come prima ce ne liberiamo, purché ce la togliamo. Ci sono quelli maniaci che hanno proprio la passione della macchina, che dopo un anno per loro, anche se la macchina ha fatto poco quando niente, basta che se ne liberano perché hanno la voglia di prendere una che secondo loro è migliore. Noi dobbiamo avere proprio questo modo di muoverci verso le cose del regno di Dio, perché quando camminiamo con Lui, abbiamo visto Enoch che aveva fatto la giusta scelta e fu rapito, noi non dobbiamo dimenticare una cosa importante. Così camminiamo come Enoch per essere, guardiamo in Primo Tessalonicesi 4,17, che c'è un evento speciale per ogni credente. Noi in questi ultimi tempi pare che ognuno ha una teoria, se prima del millennio, dove. Quello che ci interessa di sapere, quando leggiamo la parola del Signore, per non entrare in discussioni con tanti che pare che sono stati in cielo quando parlano, è come se le profezie fossero tutte nelle loro mani, ma non è così. Sappiamo una cosa, che il Signore ci viene a prendere. Se è prima del millennio, dopo il millennio, si tratta di un giorno, perché la parola del Signore dice che mille anni sono come un giorno davanti al Signore. Allora aspettare un giorno prima o un giorno dopo, quello che è importante che non perdiamo di vista, che noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Guardiamo nel verso 18. Parliamone di più. Verso 18 di primo, consolatevi dunque gli uni con gli altri con queste parole. Non perdiamo di vista l'obiettivo finale, che se cediamo qualcosa, se togliamo qualcosa, se rinunciamo a qualcosa e cerchiamo le cose del regno di Dio, il meglio sta davanti. Verso 16 dello stesso capitolo, guardiamolo insieme, credenti, non perdiamo di vista quello che è l'obiettivo principale del nostro cammino. Abbiamo udito che ci possono essere delle prove e che le prove molte volte ci aiutano a migliorare. Quello che non dobbiamo perdere di vista è il traguardo, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Cioè, se siamo morti, risuscitiamo i primi, come risuscitarono e poi morirono perché era solo
quelli che risuscitarono quando Gesù risuscitò, si aprirono le tombe e tornarono nelle loro case per dire che il Messia aveva raggiunto il massimo del compito che gli era stato affidato. Ma e noi che siamo, se siamo morti, saremo i primi. Se siamo ancora vivi, la parola ci dice che in un batter d'occhio saremo trasformati da un corpo corruttibile ad un corpo incorruttibile, cioè lo spazio di un aperto e chiuso d'occhio veniamo trasformati. Non perdiamo di vista queste promesse del Signore, perché queste sono vere, come è vero quello che noi stiamo vivendo, che abbiamo sperimentato nella nuova nascita. Abbiamo la certezza, abbiamo la caparra della nuova nascita e la caparra del battesimo nello Spirito Santo, che ci confermano che questo evento sarà più rapido di quanto noi pensiamo. Allora, in vista di questo, se dobbiamo vendere qualcosa, cioè togliere qualcosa di poca importanza, per non perdere di vista quello che Gesù ci consiglia, perché Lui ci consiglia, che Lui prima di noi lo ha fatto Lui per acquistarci e portarci nel suo regno, noi manteniamoci sempre pronti, perché non sappiamo. Mi ricordo da tanti anni che aspetto il Signore. Quando mi sposai, che non ero abituato prima a dormire con qualcuno, cominciai a imparare a dormire con mia moglie. Mia moglie era molto più energica di adesso, mi diceva la sera: domani mattina ti raccomando chiamami quando ti svegli. Io dicevo sì, sì, va bene, ma pensavo sempre dentro di me ogni volta: mettiamoci a dormire, che non sappiamo domani mattina se ci alziamo. Quello che è importante è essere preparati, perché non sappiamo veramente quando viene. Noi pensiamo che siamo eterni e molte volte continuiamo a cercare tutte le altre cose e non quelle che Gesù ci dice. Però la verità dei fatti è che qualche giorno, non sappiamo, il Signore ritorna. O qualche giorno, se il Signore non è tornato, saremo su un manifesto come tutti quei manifesti che vediamo ogni giorno. Io ho detto a mia moglie di metterci la fotografia quando succede a me. Ma non ha importanza se la fotografia la legge qualcuno. Quello che è importante è se io trovo la porta aperta ed ho cercato le cose del Regno di Dio. Anche a te la stessa cosa. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti e ci faccia fare le giuste scelte, perché la decisione della nostra eternità sta nelle nostre mani. Lui ci mette davanti le scelte e le scelte li dobbiamo fare noi. Tutto il resto lo fa Lui, ma la scelta è sempre davanti a noi. Ci vogliamo alzare in piedi? Voi pensavate che facevo un altro messaggio? Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, per questo insieme. Ti presentiamo, Signore, tutti quelli che siamo insieme. Continua a farci alzare il capo verso di Te per camminare insieme con Te. Possibilmente, Signore, dacci l'aiuto di camminare come Enoch, anche se restiamo altri 300 anni, Tu lo sai, facci camminare con Te, o 300 anni, o un'ora, Signore, fa che possiamo cercare le cose del Tuo regno come Tu ci consigli. Ti rendiamo lode, onore e gloria, Signore, ed insieme tutti Ti ringraziamo, Padre Dio, per Gesù Cristo, che ci ha dato la dimostrazione pratica, per l'amore che ha voluto e che ha avuto per la Chiesa. Egli ha lasciato tutte le altre cose, ha lasciato la gloria, ha lasciato il cielo per conquistare quella perla preziosa che è in quota parte ognuno di noi, e noi Ti vogliamo ringraziare perché ci hai aperto la porta dell'eternità, la porta del cielo insieme con Te. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo e ti benediciamo. Amen. Amen. Pace a voi, pace a te. Ci vediamo domani mattina al solito orario, Dio piacendo, se non viene prima il Signore, alle 10:30 per condividere insieme
un'altra porzione della parola del Signore. Dio ti benedica, pace e buonanotte.